Gregorio Sorgonà. Ma da casa sono collegati? Allora possiamo andare. No, io vi prendo veramente pochissimo tempo. Innanzitutto per fare i complimenti a Federico e a Metodia per il lavoro che hanno fatto. Mi sembra davvero un'app facile da utilizzare, e per nulla pesante, interessata, ben pensata, ben congegnata. Anche questa dell'alert che tu hai se ti avvicini al luogo. Sono veramente molto soddisfatto di quello che è stato fatto. Io con Alexander abbiamo dato il nostro contributo di storici sui luoghi individuati, prima attraverso la selezione di questi luoghi e successivamente realizzando esattamente a metà le schede tecniche, illustrative di che cosa è accaduto in un determinato giorno in quei luoghi nel corso della storia del Partito Comunista Italiano. Esattamente a metà vuol dire che io ne ho realizzate 50 e Alexander altri 50. Il modello che ci siamo dati è di schede non troppo lunghe, chiaramente, ciascuna scheda sarà grosso modo mezza cartella di Word, una cartella di Word al massimo, quindi sono schede pensate per essere illustrative ed informative per un pubblico che non vuole certo stare lì a leggersi un libro sul cellulare, per intendersi, quindi che ha bisogno di un'informazione di questo tipo. Al tempo stesso un'informazione semplice, ma che abbiamo voluto rendere nel modo più accurato possibile. Qualche parola sulla distribuzione dei luoghi e su come abbiamo scelto. Abbiamo tentato di privilegiare da un lato un criterio geografico, cioè tutte le regioni d'Italia devono essere rappresentate. Con 100 luoghi su 20 regioni non era facilissimo, dovremo fare ancora qualche integrazione perché rivedendo la mappa mi è parso di vedere che la Puglia non è rappresentata e non è una mancanza da poco, la recupereremo, ma penso sia l'unica in questo momento che non c'è. Le altre grosso modo mi sembra di averle viste tutte. Una selezione che riflette chiaramente però anche in questi primi 100 luoghi, diceva bene Federico, non si può scrivere la storia del PC soltanto con 100 luoghi, quindi qualcosa è dovuto rimanere fuori, ma qualcosa necessariamente doveva stare dentro, e ciò che doveva stare necessariamente dentro erano innanzitutto i grandi momenti della storia del Partito Comunista Italiano. I suoi congressi li abbiamo inseriti pressoché tutti, i comizi più rilevanti, le tappe più rilevanti delle biografie dei dirigenti apicali, i segretari in particolare del Partito Comunista Italiano, o chi non era segretario ma era comunque dirigente nazionale di primo livello, come poteva essere Giuseppe Di Vittorio, le abbiamo grosso modo inserite tutte quante. E, come avete visto, la gran parte dei luoghi sono italiani, ci sono dei luoghi non italiani, se non sbaglio Alexander, prevalentemente nel tuo caso, in questo caso per una chiara differenza della storia del PC sotto il fascismo e della storia del PC quando ritorna alla legalità. Chiaramente una storia che in quegli anni, soprattutto dal 1926 fino al 1944, non si può svolgere legalmente e quindi si svolge soprattutto all'estero. Non che manchino altri luoghi probabilmente da integrare per quel periodo, ma a questo penseremo dopo. Dal 1944 in poi invece i luoghi sono esclusivamente italiani. Nell'ottica di un futuro allargamento invece sappiamo bene che dei luoghi non italiani potrebbero essere inseriti, perché la storia del PC continua a essere fino alla sua fine la storia di un partito internazionalizzato, di un partito mondiale. Vi vorrei soffermare adesso brevemente invece sul futuro di questa applicazione. Secondo me noi abbiamo in mano uno strumento che, correggetemi se sbaglio, non ha simili in questo momento. Tutti i musei che noi abbiamo in Italia sono musei, anche quelli che fanno largo utilizzo al digitale, sono musei fisici, quindi che hanno bisogno di un palazzo in cui stare per essere visitati e quant'altro. Quello che sembra di fatto un museo integralmente virtuale del PC o un museo in divenire integralmente virtuale del PC che uno può consultare sul suo cellulare non ha paragoni in questo momento, è il primo caso. Il primo caso, questo lo dobbiamo rivendicare e lo dobbiamo implementare, secondo me, perché abbiamo detto che ci sono dei luoghi che mancano e che possono essere aggiunti. E da questo punto di vista la più grande pluralità territoriale ci serve, perché il PC è stato un partito di tutto il territorio italiano e tutto il territorio italiano, nella misura del possibile, va rappresentato sempre di più nel futuro, nell'implementazione e nell'irrobustimento di questa struttura. Ma partendo con questa struttura qui,
partendo da questa struttura qui e concentrandoci in primo luogo sul Partito Comunista Italiano. Quel meccanismo che avete realizzato di indicazione dei luoghi mi sembra molto utile da questo punto di vista, e si potrebbe anche pensare a un, no Alexander, un comitato scientifico informale che può presiedere alle informazioni che arrivano, le può vagliare, le può mettere in una forma coerente con la forma testuale che noi abbiamo scelto per questo, per questa applicazione, e può così integrare e irrobustire questa struttura, che già però è molto utile, che ha un'utilità innanzitutto per far capire che cos'è stato il PC e perché arriva direttamente alle nuove generazioni. Secondo me da questo punto di vista abbiamo fatto un lavoro non solo importante, ma su cui dobbiamo continuare a lavorare, perché può essere molto utile per spiegare che cosa è stato in primo luogo il Partito Comunista Italiano e successivamente il Movimento Operaio nella storia del Novecento di questo paese. Ossia, sono stati, a mio giudizio, principali soggetti di trasformazione democratica di questo paese, e che questo possa passare a un'opinione pubblica, a una società civile che secondo me ha bisogno, sente il bisogno, da cui viene una domanda di conoscenza storica. Che questo messaggio possa passare è un compito, una missione che noi dobbiamo continuare a sviluppare, come abbiamo fatto in modo secondo me eccellente con i mezzi che ci fornisce l'app a cui avete lavorato e che avete dato a disposizione anche a noi storici come me ed Alexander. Grazie.